parte con una vittoria la stagione 2023-2024 della Sidea Group Junior Fasano, che nella prima giornata di Serie A Gold nel nuovo palazzetto dello sport ha sconfitto il Macagi Cingoli per 37-35 davanti ad oltre 1000 spettatori. Tante le novità in rosa tra le file dei campioni d'Italia, alla ricerca della migliore amalgama, con l'incontro che, grazie anche alla positiva prova degli ospiti, si rivelerà equilibrato sino alla fine. Dopo un avvio a favore dei biancazzurri, il primo tempo viveva di continui cambi di fronte nella conduzione del punteggio, con l'ultima rete della frazione, siglata dal Cingoli, che chiudeva in vantaggio con il risultato di 16-17, prologo di una ripresa giocata analogamente sul filo dei continui botta e risposta tra le due squadre. A 2 minuti dal termine, gli ospiti, mai domi, impattavano sul 35 pari, ma gli istanti finali arridevano a Capitan Messina e compagni, che chiudevano sul 37-35, conquistando i primi 2 punti della stagione. Vito Fovio, buona la prima, anche se sofferta. Ma sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, perché comunque siamo una squadra ancora tutta in rodaggio, dobbiamo recuperare come Orlatto, che ancora è in ritardo di preparazione. Era normale, i ragazzi però sono stati bravi a tenere i nervi saldi e a portare a casa la vittoria. Comunque, chi ben inizia a metà dell'opera, prima vittoria nel nuovo palazzetto. Sì, prima vittoria, l'importanza è vincere, però abbiamo capito che c'è tantissimo da lavorare e lo faremo già da lunedì.